in cui saluto tutti voi intervenuti, ma saluto essenzialmente il Lion Club di Foggia Ost, che nei soci che sono presenti, vedo qui il past presidente Vietri con la signora. Nella persona siccome il Lion Club di Foggia Giordano, scusate, mi sono confuso vedendo appunto Vietri che fa parte del Lion Club di Foggia Ost. La collaborazione di questa sera invece con Lion Club di Foggia Giordano e saluto la persona del suo presidente Gaetano Paniello. Gaetano Paniello è figlio di Peppino Paniello, un noto commercialista di Foggia, mio grande amico, che è stato impegnato anche in politica. Io lo saluto cordialmente e gli do la parola per dire un poco perché questa collaborazione con noi. Grazie di avermi concesso giustamente la parola per primo. Prima di tutto, buonasera a tutti. Perché i Lions e chi sono i Lions? I Lions sono 1.350.000 soci sparsi per tutto il mondo, sono presenti in 206 paesi con 45.000 club e offrono e fanno soprattutto attività di servizio. Quando dico attività di servizio significa svolgere un'attività a supporto dei malati, della società in genere e verso chi ha bisogno. Fra i vari service, diciamo come attività di servizio, quest'anno il nostro presidente internazionale Madden ci ha incoraggiato a offrire e promuovere la nostra attività. Con la nostra attività, tutto ciò che è legato al mondo della lettura. È un service abbastanza complesso, prende in considerazione i primi aspetti, diciamo, di questo settore che va dall'alfabetizzazione all'abitudine alla lettura. Tant'è che statisticamente molti adulti, dopo, diciamo, gli studi, non leggono più. E quindi ecco forse qual è la motivazione, cioè noi cerchiamo di abituare il lettore a leggere. Poi desidero anch'io dare un piccolo, diciamo, contributo a quello che può essere stata una mia riflessione quando Mimmo mi ha dato il libro. E, due considerazioni. Una, nel leggere i sei saggi, forse un po' troppo velocemente, però ecco, la sensazione è stata questa. Ho compreso meglio il presente da questi racconti dettagliati e mi riferisco ai pellegrinaggi verso Gerusalemme e in modo particolare mi riferisco a quello che può essere il concetto di islamismo e degli interessi economici. E forse questo può essere un aspetto scontato. Però ecco, la fretta era quello di capire il naso del templare, perché questo titolo. E lì, ecco, mi sono soffermato su quello che può essere stata in realtà la riflessione, cioè la riflessione del dettaglio, cioè il naso del templare, non so, di De Molay, faccio un esempio di un templare in genere, oppure il naso di Cleopatra, cioè se quel dettaglio, se quel particolare può effettivamente trasformare oppure portare la storia verso un'altra direzione. Ho detto e lascio la parola e ringrazio ovviamente tutti per la presenza e ovviamente l'ospitalità. Grazie a Gaetano Paniello, presidente del Lion Club di Foggia Giordano. Quindi allora il Lion, questo è un service che il club fa perché appunto vi aiuta e stimola a leggere i suoi soci. Il Lion è abituato a fare di ogni loro attività grossi service che vanno dai cani guida, dagli occhiali per i non vedenti, da cose,
da cose veramente grandissime e umanitarie. Comunque ringraziamo Peppino, mentre perché non è la prima volta nemmeno che facciamo, che collaboriamo con l'Ion Club di Foggia Giordano. Io vorrei ricordare che qui abbiamo avuto già l'Ion Club di Foggia Giordano con Carmen Favino, con cui abbiamo fatto un bellissimo incontro sull'Italia, sui concittadini Downi dell'antica Daunia. Invece con l'Università della Terza Età, che qui abbiamo questa sera presente nella persona del suo presidente Michele De Santis, è la prima volta che collaboriamo e ci sentiamo molto, molto contenti, perché nella nostra attività è quella di collaborare con tutte le associazioni che fanno cultura della città di Foggia, perché appunto la cultura è l'unico mezzo che noi abbiamo per progredire e per riscattarci. Per cui non potevamo non fare un incontro con l'Università della Terza Età, che svolge la nostra medesima funzione. La parola pertanto passa a Michele De Santis, presidente della Unitre di Foggia. Prego. Accendi. Saluto, sono il professor De Santis, presidente pro tempore dell'Unitre di Foggia, l'Università della Terza Età. Un po' grande il titolo Università della Terza Età, ma effettivamente noi quello che interessa è far sì che a chi è iscritto venendo trova la possibilità di continuare un'attività, perché essendo della terza età noi dobbiamo pensare che chiunque ha terminato la sua vita di lavoro non deve restare ferma, deve continuare, anche perché deve trovare, quindi trova qualche cosa che possa a un certo momento impegnarsi e nello stesso tempo non annoiarsi, eccetera. La nostra associazione è in tutta l'Italia, in Italia sono circa 7.206 sedi, qui in provincia di Foggia abbiamo 9 sedi, che sono la Foggia, Manfredonia, San Severo, Lucera, che è la prima che è stata introdotta. Le nostre attività quali sono? Sono appunto, abbiamo in una scuola che ci ospita, teniamo dei corsi che vanno dalla letteratura all'informatica, dalla pittura all'incisione sul vetro, facciamo anche gastronomia, insomma, in fin dei conti facciamo tutto ciò che potrebbe interessare tutti. Gli insegnanti sono totalmente volontari, cioè nel senso non prendono niente, cioè il contributo che danno gli discenti, diciamo gli alunni, perché noi diamo alunni fino a un certo punto, ma sono discenti, e serve solo per le spese, per l'assicurazione, per un po', per altre cose, perché anche lo facciamo, poi facciamo ogni mese un convegno in una sede della Gesù Maria. Questi convegni sono convegni di una certa, cioè hanno poniamo dei problemi che chiunque può venire ad ascoltarli e nello stesso tempo può trovare modo di farlo. Vi dicevo che la nostra attività è pienamente, l'anno scorso noi sono 15 anni che stiamo su Foggia, quindi non è che sia una, perché c'è anche un'altra terza età a Foggia, cioè, che è gestita dalla provincia, ma è diversa da noi, perché mentre noi sono 15 anni che stiamo, loro sono un po' prima, dopo di noi. Perciò dicevo che tutte le attività che noi svolgiamo sono puramente volontariato e quindi non abbiamo nessun'altra cosa. Ora, passando invece all'argomento del naso del templare,
sono stato costretto un po' a rileggere qualcosa che l'ho fatto un po' di anni fa, non dico gli anni, ma un po' di anni fa l'ho fatto. Anzi, mi diceva il professor Licinio che non è che nella scuola si fa molto del Medioevo, si fa poco, un po' perché a un certo momento io che ho fatto per esempio delle scuole, un istituto religioso, di un ordine religioso, quando si parlavano della parte del Medioevo, che poi è oscura, qualcuno la definisce, la definisce con immaginaria, non si faceva questa parte. Quindi siamo. Però ho notato quelle piccole cose che ho potuto leggere, appunto, quel modo di presentare, di più di presentare e di far sì che la maggior parte delle attività o di ciò che si dice nel libro, quello che posso dire, non posso accontentare di più perché non è. Sono quelli che nella nostra zona, andando dalla Capitanata fino al Salento, ne troviamo di tutti. Perché quando parlano di monasteri, sappiamo che i monasteri poi con l'avvento, diciamo, di Napoleone sono scomparsi la maggior parte, quando parliamo di masserie noi li troviamo nella nostra Capitanata e poi li troviamo nelle parti. Quindi tutte queste cose sono più sviluppate nella nostra zona. Sapete che sono trovati, lo leggevo appunto, sono trovate delle tracce dei templari, che poi dei templari a Lucera, a Troia, a Manfredonia, a Monte Sant'Angelo, eccetera, cioè di gente che è passata qua, forse ha stanziato oppure è solo passato per poter raggiungere proprio la parte meridionale della Puglia, da dove si imbarcavano verso l'Oriente, o diciamo il vicino Oriente, perché poi c'è da chi dice Medio Oriente, chi dice vicino Oriente, eccetera. Quindi a un certo momento è stato la lettura del libro, non totalmente, lo dico personalmente, perché non sono riuscito a leggere, anche perché c'è bisogno di uno studio profondo di storia di tutta la zona, è appunto questo. Poi vi dicevo la cosa importante che leggevo, che molte cose noi non li conosciamo, perché quanto il capo dei templari ultimi fu bruciato vivo, a un certo momento la Chiesa ha fatto sì che tutto questo periodo di tempo scomparisse, e infatti i libri è poco sta scritto sui libri di storia, perché abbiamo avuto un periodo oscurato dalla Chiesa, perché non voleva che questi eretici, che poi l'hanno definito eretici, invece sento dire, leggevo poco tempo fa, che nell'ultimo periodo, già nel 2005, mi sembra che la Chiesa Cattolica sta riprendendo questo qua. Non mi dilungo più di queste cose, perché ci sarà il relatore che ne porterà. Quindi a un certo momento io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto tanto. Grazie a Michele De Santis, presidente dell'Unitre di Foggia. Saluto Carmen Favino e Maria Rosaria Fino, che sono due Lion Doc. Ho ricordato prima come con Carmen Favino abbiamo fatto un bellissimo incontro con Capriglione, mi pare è stato. Ma l'ospite nostro di questa sera è un ospite di eccezione, perché ogni libro che pubblica ci dà modo di dare a noi il privilegio di presentarlo. È un ospite nostro gradito che vi presento questa sera. Raffaele Licinio, dicevo, è professore ordinario di storia medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. Dal 2002 è direttore del Centro Studi Normanno Svevo nella stessa università. Le sue ricerche mirano a cogliere le funzioni e le forme, i mutamenti, le dinamiche, le contraddizioni
che soprattutto nei secoli XI e XV hanno contraddistinto la storia dell'Italia meridionale con un'analisi scientifica sulle strutture di fortificazione nell'interno del sistema castellare, che organizzato dal normanno Ruggero II viene poi ristrutturato e rafforzato dall'imperatore svevo Federico II e in parte anche da Carlo d'Angiò. Volevo dire che appunto incastellamento, si parla di incastellamento perché varia il modo di fare guerra, non più in un campo aperto come prima, come finora si era fatto, ma incastellandosi, cioè circondando tutto il villaggio di mura o di castelli e agire poi appunto come fortificazione. E infatti nell'incontro dello scorso anno con l'autore, per la presentazione del prezioso suo volume Castelli medievali di Puglia e Lucania, viene trattato proprio il sistema di incastellamento del Mezzogiorno, con un'acuta analisi del ruolo di controllo strategico e politico del territorio svolto dai castelli di Puglia e Lucania. Con quest'ultimo volumetto, appunto Il naso del Templare, scritto peraltro in collaborazione con il professor Franco Cardini, ordinario di storia medievale dell'Università di Firenze, che gli autori ci concedono il privilegio di presentare. I due storici dialogano su filoni tematici poco dibattuti nella storiografia medioevale. Sono sei saggi godibilissimi su templari, corsari, viaggiatori. Si può leggere come si svolgeva la vita di un cavaliere templare, come e in che condizioni si viaggiava al tempo. È uno spaccato di vita medievale su cui oggi forse ci viene da sorridere, ma che al tempo di riferimento ci narra di imprese avventurose, a volte eroiche, compiute certamente da persone ardimentose e desiderosi di conoscenza, così come la natura dell'uomo è sempre stata. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per cercare virtute e conoscenza. È la filosofia con cui Ulisse sprona i suoi uomini ad oltrepassare le colonne d'Ercole. È quella stessa filosofia, tuttora valida ai nostri giorni, che ha attraversato i secoli di conoscenza. La parola a questo punto passa a Loris Skanderberg, che farà sotto forma di conferenza, colloquierà sul libro appunto il naso del Templare con l'autore Raffaele Licinio. Per cui io gli cedo il posto e vi auguro buon colloquio. Allora, abbiamo fatto già questa esperienza l'anno scorso, come diceva il Presidente, con il bellissimo libro sui castelli del professor Licinio e già, come avevo modo di dirvi nell'altro incontro, è un modo per imparare la storia in una maniera davvero piacevole. Da questo punto di vista dovrebbe essere nominato ad honorem nel service dell'Ion, perché è una persona che scrive libri che aiutano a leggere,
che attirano il lettore. E in questo caso in particolare, questo libro mette insieme sei saggi che non hanno la forma tradizionale del saggio, tranne un paio forse che sono un po' più strutturati come, come dei saggi, uno dei tre di Cardini e uno dei tre del professor Licinio, ma per il resto sono davvero dei racconti. Uno dei, adesso li verremo magari uno alla volta, ma uno in particolar modo è davvero affascinante perché è condotto proprio come quella che andiamo ad avviare adesso, una conversazione, una intervista impossibile, una di quelle che sono state per qualche tempo protagoniste in televisione, qualche tempo fa, alle volte vengono fatte anche in piazza e aiutano la cultura perché aiutano a conoscere dei personaggi. Solo che il professor Licinio sceglie un personaggio che è molto vicino a noi, molto vicino al nostro territorio e alla storia della gestione del nostro territorio, Agralisto, che era un gestore delle masserie, un gestore ad ampio spettro, perché era un personaggio che era inserito nella burocrazia di Regia dell'epoca. E tra l'altro era un barese che gestiva e amministrava qui in Capitanata, e il professor Licinio è un barese che dice sempre che non pentito qui in Capitanata. Comunque cominciamo subito a entrare nel vivo. È davvero un libro straordinario che parte da questo monstrum. I mostra sono protagonisti del libro, soprattutto nel sesto saggio, che è quello in cui il professor Licinio ha raccolto questi paradossi che ogni tanto si sentono sul Medioevo. In particolar modo lui ha occasione di raccoglierne parecchi, magari in esame, e ogni tanto ci delizia sui social network con queste bellissime frasi che suscitano ilarità, ma lo ha fatto in una maniera poi anche profonda, con un'analisi del perché possono nascere i mostra, del perché ci sono mostra che sono nati nel Medioevo, ma anche mostra che sono nati adesso sul Medioevo, ed è una lettura interessante. Allora, come ci veniva detto prima, cerchiamo di scoprire subito perché c'è questo naso del Templare, che forse, se non ci avete fatto caso, è la forma della parte di sotto della croce, è un naso, ed è il naso del Templare. Cerchiamo di capire dal professor Licinio perché si intitola Il naso del Templare. Beh, innanzitutto, buonasera, è una dichiarazione di affetto da parte mia agli amici del museo che ho nel cuore sin dal 1994, quando fui invitato da Maria Teresa Fuiano a presentare la prima edizione di Castelli Medievali. E lei scoprì, io provo un grande affetto per questa foggiana, lei scoprì allora che io ero un eretico. Lo sono ancora, certo, ma lo storico deve essere eretico se vuole che la conoscenza storica possa progredire. Ma all'epoca io ero un barese che non aveva nessun rapporto con questa città. Poi, perciò insisto nel dire che sono un barese non pentito, poi ho sposato una foggiana, poi è stato messo in piedi una scuola laboratorio a Troia dal sindaco degli anni 95-96.
e ci fu un avvicinamento al Medioevo quotidiano che fu una scoperta non soltanto per gli abitanti di Troia, ma anche per me. Realizzammo qualche cosa che è rimasto, tanto che qui ci sono alcuni di coloro che parteciparono a quella scuola. Ho conosciuto Felice Clima, ho conosciuto la storia non soltanto del passato medievale, ma la storia dei nostri giorni interpretata dai foggiani, vissuta giorno per giorno dai foggiani. E quindi ogni volta che gli amici del museo e il nuovo presidente, che io voglio ringraziare, mi inviteranno, io sarò qui. Non solo a fare l'eretico, ma a fare lo storico. Ora, il naso del Templare è un titolo che riprende esattamente un monstrum, cioè una frase non del tutto corretta storicamente, che ha quindi una parte di verità e una parte di invenzione, che si riferisce alla idea maturata nell'illuminismo francese e messa concretamente per iscritto da Blaise Pascal e da altri illuministi, che la storia in realtà si realizza anche a partire dai piccoli particolari. È la frase esatta di Pascal, che si trova nelle memoir che lui scrisse, è appunto quella del naso di Cleopatra. Se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo, più corto, sarebbe cambiata la storia dell'impero romano, del Mediterraneo, la nostra storia. Anticipavano in questo modo una concezione della storia che poi si è affermata nel secolo scorso con le Annales, la rivista francese fondata da Marc Bloch e da Lucien Febvre. Una storia che oggi è sotto gli occhi di tutti, perché nessuno più oggi concepisce la narrazione storica a partire soltanto dalle cronache o dai documenti scritti, si parte da tutti i tipi di documenti. Bene, durante un esame di storia medievale, a quelli si riferiva Loris, durante un esame di storia medievale, quando cioè accade che spesso lo studente, qualche volta anche il docente, nella foga di dover dimostrare di sapere, mette insieme due o tre concetti insieme, produce una sintesi del tutto originale, che è appunto un monstrum, che non è sbagliata. Cioè lo sbaglio è quando uno mi dice che so che Roma sta in Calabria, succede anche questo, o che Costantinopoli sta in Spagna, succede anche questo. Questi sono gli errori. E come tali vanno trattati. I monstra hanno la stessa validità che avevano i monstra nel Medioevo. Il monstrum nel Medioevo ha un doppio significato. È qualcosa di mostruoso nel senso letterale nostro, ma è anche, cioè in senso negativo, ma anche monstrum come qualcosa di mirabile in senso estremamente positivo. Dunque unisce in sé questo termine, due concetti. Nel Medioevo, cosiddetto Medioevo, perché poi dirò qualche cosa se Loris mi fa una domanda su questo, nel cosiddetto Medioevo il monstrum serve a rappresentare, a convincere, a istruire. Ma voi pensate agli animali che si trovano scolpiti fuori dalle chiese, non semplicemente fuori dalle cattedrali, in quasi tutte le chiese. Sono dei monstra quelli che uniscono insieme il mostruoso, l'orrido, ma anche il senso del divino, del creato. Dunque, così come c'è un monstrum nel Medioevo, così ci sono dei monstra oggi.
E questi mostra sono stati studiati, in realtà senza usare il termine mostro, da Umberto Eco qualche decina d'anni fa, quando, analizzando il linguaggio, lui ha detto che nel linguaggio comune ci sono dei vuoti che l'interlocutore tenta di riempire in qualche modo. E nasce allora un non senso che ha senso. Ecco il mondo. Un non senso che ha senso. Il senso, nel caso del naso di Cleopatra, è il senso che sappiamo nella storia. Ma il giovane che durante l'esame, per far vedere che lui ha studiato, unisce insieme il ricordo della frase di Pascal con il fatto che stiamo parlando di Medioevo e dunque anche di Templari, e il naso lo attribuisce al Templare, fa nascere il mostro, il naso del Templare. Cioè, questo ragazzo disse: se il naso dei Templari fosse stato più lungo e più corto, la storia sarebbe cambiata. È un mostro. Ma provate a dire che è un errore. Non è un errore, è appunto un mostro. Allora, ci è venuta l'idea di dare questo titolo al volume, perché appunto nel sesto capitolo, come diceva il Presidente, nel sesto capitolo troveremo una serie di questi mostri raccolti nell'arco di 40 anni, e non soltanto da me, ma anche da professor Musca, che posso dire il mio maestro, tra virgolette, ma anche da altri colleghi in tutta Italia, ma anche non semplicemente durante gli esami. Sono frasi, concetti, raccolti durante le trasmissioni televisive, dagli articoli dei giornali, dalle conferenze dei docenti universitari. Capita a tutto il mondo. Bisogna riconoscerne la differenza rispetto all'errore. Ora, 12 anni fa, uscì un libro per la Terza, molto bello, che ancora oggi è molto, rimane ancora un libro di grande interesse ed è molto ristampato, che si chiamava Il Medioevo sul naso, che era della, si chiamava la medievista toscana famosa, che fingo di non ricordare. E allora ci siamo ispirati a quel volumetto che ha avuto molto successo, Medioevo sul naso. Qual è il Medioevo sul naso? Il Medioevo dei piccoli oggetti, perché sul naso, negli ultimi 2-3 secoli del Medioevo, cominciano ad esserci gli occhiali. Allora, il Medioevo di Chiara Frugoni è il Medioevo dei bottoni, il Medioevo delle maniche, il Medioevo degli abiti, il Medioevo delle piccole cose, anche delle piccole grandi invenzioni. Ma è quel Medioevo che ti restituisce il gusto del passato, il gusto della storia, non il colore, come qualcuno ha detto parlando del libro di Chiara, ma l'essenza, la dimensione umana, l'uomo nella storia. Ecco. Allora, questo spiega il titolo. Ma c'è in questo volume una scommessa, ma su questo aspetto la domanda di Loris, se me la vuole fare. Qui vi renderete conto come io sono sempre sotto esame, qui, perché praticamente se non faccio le domande giuste, qui è il contrario, non devo dare le risposte giuste. Devo fare le domande, no, scherzavo. E la cosa importante però è riuscire a coinvolgere il professor Licinio su due concetti importanti, che uno ha già accennato, ed è il concetto appunto di Medioevo, perché bisogna comprendere intanto
il concetto di medioevo, poi cercare di fugare determinati luoghi comuni che ancora resistono e che anzi purtroppo si moltiplicano con il moltiplicarsi di opere diciamo non propriamente storiche e scientifiche che si diffondono sul Medioevo e quindi diffondono poi a loro volta una conoscenza un po' approssimativa, se vogliamo, del Medioevo. Ma poi, come diceva Giuseppe Sergi, forse il Medioevo è ancora oggi, quindi dobbiamo anche capire che studiando il Medioevo ci rendiamo conto di tante cose attuali. E poi un'altra delle cose sulle quali io vorrei tirare il professor Licinio è il concetto di storico, perché come dice nel primo saggio del libro Franco Cardini, partendo da una bella storia, una storia che è quasi un amore non consumato, non mai nato, ecco, un innamoramento temporaneo nato in un viaggio di due persone che salgono su un aereo e che parlano di tante cose, di tanti gusti comuni, di tanti interessi culturali comuni e poi si promettono di rivedersi, si scambiano i numeri di telefono ma mai si rivedranno. Partendo da questo piccolo racconto che letto in apertura di libro potrebbe dare l'impressione che non di libro storico si tratti, in realtà c'è una profonda riflessione da parte del professor Cardini su che cos'è la storia, sul senso di cercare di fare storia, di cercare di scrivere una storia e lui stesso alla fine, forse un po' pessimisticamente, però dice io stesso non sono uno storico, io sono uno che insegna, che può insegnare, ma essere storici in realtà non ha tanto significato. E allora su questi due concetti, sul Medioevo e sul, tra virgolette, mestiere di storico, io vorrei sentire il professor Licinio. Sul Medioevo devo fare una provocazione, così Maria Teresa sarà contenta. Quello che chiamiamo Medioevo, lo hanno detto Giuseppe Sergi e trovate quello che io sto per dire nei più recenti manuali di storia medievale. Il Medioevo non esiste, non è mai esistito, forse per questo non si studia a scuola. Il Medioevo è un concetto culturale, non è un periodo cronologico. Trovatemi una unità nel Medioevo, di più. Uno dei medievisti della mia generazione, che si chiama Massimo Montanari, che forse conoscete, appare spesso in TV, è il maggior studioso europeo di storia dell'alimentazione, non solo medievale. Massimo ha scritto un manuale che si chiama Storia Medievale, che è stato edito dalla Terza 4 o 5 anni fa. Si giunge il lettore, lo studioso, lo studente, arriva all'ultimo capitolo e Montanari lo fulmina con questa frase di apertura. Ti sei accorto che in tutti i capitoli precedenti non abbiamo mai usato il termine medioevo e l'aggettivo medievale? Uno a quel punto ci fa caso. 30 capitoli in cui non è stato usato una volta il termine medioevo e lui aggiunge il medioevo è un prodotto culturale, non è mai esistito, è una creazione, ma questo lo sappiamo in realtà, quindi la mia provocazione è abbastanza soft, sappiamo che il termine medioevo non è stato coniato nel Medioevo, sappiamo che è frutto dell'umanesimo. Sappiamo che
nelle varie età e nelle varie culture che si sono succedute al Medioevo, il Medioevo è stato interpretato in un modo e nel suo opposto, no? Lo sappiamo, l'illuminismo è quello che ha dato, ci ha regalato l'immagine del Medioevo buio, le crociate sono state stragi, la Chiesa ha condannato gli eretici al rogo, è anche vero, ma non è solo questo il Medioevo. Poi c'è stato il romanticismo che ha rovesciato il giudizio. Il Medioevo, età positiva, con dei valori che ci sono stati consegnati e che noi non abbiamo del tutto cambiato. Il concetto di popolo, il concetto di nazione, il rapporto uomo-natura, il valore, addirittura la guerra come fatto positivo. Ma adesso non voglio fare una lezione, dico soltanto che il concetto di Medioevo è cambiato progressivamente a partire dal 1400 in poi. E ogni cultura, non voglio dire ogni società, perché se usciamo dall'Europa il discorso cambia completamente. Provate a immaginare se nelle scuole giapponesi o cinesi si studia il Medioevo europeo. Certo che no. Certo che no. Ma noi ancora stentiamo a renderci conto che stiamo parlando di un segmento assolutamente piccolo, parziale, e anche quando lo avrai capito tutto, cosa impossibile, non avrai capito la storia del mondo, avrai capito in parte la storia dell'Europa occidentale quando studi il Medioevo. Ma comunque mi interessa dire un'altra cosa che è presente nel libro di Montanari. Lui lo dice chiaramente. Nell'impero romano, nell'età romana, le persone sapevano di vivere in un'età romana. Certo, sapevano di vivere in un impero in cui c'era la cittadinanza, romano non c'era. Nell'umanesimo, nell'età moderna, le persone, parlo proprio delle persone, non delle culture, le persone in carne e ossa, sapevano di non vivere nel Medioevo, perché vivevano in un'età successiva al Medioevo. Dicevano, noi siamo i moderni, viviamo nell'età moderna. Oggi, quasi sempre lo sappiamo, di essere, di vivere nell'età contemporanea, no? Bene, fateci caso, nelle età storiche gli unici a non sapere di essere vissuti nel Medioevo erano gli uomini del Medioevo. Federico II, al quale non può mancare il mio riferimento qui stasera, e se no si arrabbia Maria, se non cito Federico II, non ha mai detto io sono un imperatore medievale, ha sempre detto io sono un imperatore dell'impero romano, cioè l'uomo del Medioevo crede, pensa, sa di vivere nell'età romana, un'età che si è imbarbarita perché sono arrivati i Germani. Ma certo non ha la coscienza, la consapevolezza, che vuol dire la cultura, di sapere di vivere in un'età specifica. Siamo noi con il senno di poi che gli attribuiamo l'immagine del Medioevo. Detto questo, l'altra questione che pone Loris, che è una questione grossa, che io devo sintetizzare, posso farlo partendo dal fatto che questo libro è un libro scritto a quattro mani, e non essendo io dotato di quattro mani devo ammettere che una parte, la metà, è stata scritta dal mio collega Franco Carlini.
Franco Cardini è uno storico dichiaratamente cattolico, integralista, di destra, dichiaratamente, è diventato presidente, nel consiglio, fu eletto, non eletto, fu nominato nel consiglio d'amministrazione della RAI in conto destra. Ultimamente Franco ha cominciato a dire: ma io sono nato socialista, ma entreremo in un problema complesso che cos'è stato il socialfascismo. Lui è uno storico di destra, si definisce tale, io sono uno storico di sinistra, mi definisco tale. La mia formazione è diversa da quella di Cardini. Io ho letto Marx, non ho ancora capito tutto, come direbbe il mio amico Marco Barbieri. Ho letto Gramsci e qualche cosa l'ho capito. Poi, tutto quello che è venuto dopo, non l'ho capito più. Ma sono uno storico che non ha difficoltà né imbarazzo a dire di essere uno storico di sinistra, di formazione marxista. Allora ci siamo chiesti, io e Cardini, che stiamo su posizioni politiche e anche culturali opposte, ma è possibile fare un libro insieme? La storia, la cultura è di destra o è di sinistra? O no? O dipende dalle metodologie di indagine, dalle formazioni, dal modo in cui si è storico? Allora abbiamo lanciato una scommessa, io a lui e lui a me. Vediamo se riusciamo a fare un testo che abbia una logica, no? Questo libro ha una logica, sono 6 saggi, ma guardate com'è strutturato. È strutturato, 3 saggi per uno, ma in maniera, come si può dire, come se fossero rime incrociate. Cioè, il primo saggio di Cardini sul senso della storia, e adesso dirò qualche cosa nel merito, corrisponde al mio ultimo saggio, quello sui mostra, cioè sul senso e non senso della storia. Ma sono 2 concetti che abbiamo espresso in maniera diversa, anche opposta, ma opposta in una maniera che uno non può capire prima, perché bisogna leggerlo per accorgersi che chi si pone la domanda più, in maniera più dura e dà la risposta più negativa non sono io, è Cardini. Posso leggere, Loris? Le ultime frasi del breve saggio, quel saggio molto bello, è una delle pagine più belle che abbia scritto lo storico Franco Cardini. Ve le leggo. Sta parlando della storia. Dice che la musa Clio è in realtà un'ingannatrice e seduttrice, è un'Arianna infida che non è detto voglia davvero aiutarci a uscire dal labirinto dell'esistere per trovare il significato ultimo delle cose. Sta parlando uno storico cattolico. Così come nulla ci garantisce che le cose abbiano un significato ultimo. Oh, giovani! E che un significato ultimo esista e che abbia un senso il cercare. Ma ditemi voi se non è una conclusione durissima questa. Poi l'ultimissima frase fa capire che non si può spostare il discorso dalla storia alla fede, perché Cardini dice resta certo la fede, ma questa, come diceva il vecchio Kipling, è un'altra storia. Allora, nel primo saggio di Cardini, che parla di senso e non senso della storia, l'esperienza che lui ha vissuto, rimeditata, lo porta ad una conclusione davvero molto dura da accettare per uno storico come lui. L'analogo capitolo, il mio terzo capitolo,
l'ultimo del libro, quello sul senso e non senso della storia, è filtrato attraverso un'altra idea, l'idea dei monstra, dove, come vedremo, c'è un maggiore, c'è un pessimismo più ottimista. Se Marco coglie il rapporto tra ottimismo e pessimismo, e cioè una concezione gramsciana della storia, che dice che la storia non insegna, la storia non insegna, non è magistra vitae, come sosteneva Croce, ma la storia, dice un'altra cosa, è la scritta al figlio piccolo, la storia si insegna, che è una cosa bellissima. Bene, allora c'è questo nella mia concezione e c'è questo nella concezione di Cardini. Abbiamo fatto un libro insieme in cui il suo secondo capitolo, che tratta del Templare, adesso vediamo, ha in corrispondenza il mio secondo capitolo, che tratta di quel Mastro Massaro, di quel gestore delle masserie a cui accennava Loris all'inizio. E che cosa c'è dietro che unifica se gli argomenti sono così diversi? Un'altra cosa importante di questo libro: la lotta al luogo comune, allo stereotipo. Nel modo in cui io parlo con Agraristo di masserie, delle masserie del Foggiano, delle masserie di Federico II, di Carlo D'Angiova, c'è una idea che recupera il rapporto con la storia dell'agricoltura, la storia del paesaggio, andando ai documenti, ed è la cifra che ci unisce me e Cardini, noi parliamo a partire dai documenti, non inventandoci le storie. Tutti i luoghi comuni su Federico II, sugli Angioini, sull'organizzazione dello Stato, quel mio secondo capitolo, è una battaglia contro gli stereotipi. Il terzo capitolo di Cardini corrisponde al mio primo e sono due modi di leggere il ruolo che ha avuto nel Medioevo la mobilità, il viaggiare. Quante volte ci hanno insegnato, sbagliando, ma è sempre così, cioè, chi insegna sbaglia sempre se va a rileggere le cose che ha insegnato vent'anni prima. Ci hanno insegnato che il Medioevo è un'età statica, dominata dal 90% delle persone che sarebbero servi della gliba. Che vuol dire servo della gliba? È uno che non si sposta dalla sua terra e dal suo campo. Una boiata, lasciatemelo dire, pazzesca. Perché gli storici negli ultimi 20-30 anni, hanno dimostrato che nel Medioevo non c'è stato un servo della gliba. Allo stesso modo non c'è mai stato lo ius prime noctis. Se ius vuol dire ius, non c'è mai stato. C'è stato lo stupro, ma è un altro discorso. Nessuno direbbe che lo stupratore ha un diritto di prima notte. Però questo va bene nell'idea ottocentesca di Medioevo, che è l'idea di Medioevo che ha il cinema. E poi magari su questo diciamo altro. Ma studiando il viaggio abbiamo fatto delle scoperte incredibili, perché lui ha studiato il viaggio di toscani ricchi, mercanti, aristocratici, no? E le difficoltà che incontrano, e le sorprese, e le scoperte che fanno. Uno non ci pensa, ma se la dovrebbe porre la domanda: ma scusate, ma nel Medioevo, in cui nessuno viaggiava, in cui addirittura i contadini erano schiavi della terra, in questo Medioevo, com'è che persino un frate mattacchione, perché
nessuno lo può stimare, come Pierre l'Eremita, che conduce una crociata contro gli ebrei in Germania prima di andare in Palestina a combattere i musulmani. Questo Mattacchione si chiama, viene soprannominato Eremita, ed è uno che è andato già tre volte prima di quella in Palestina. È strano questo nostro medioevo paradossale, ma nessuno si è mai chiesto ma come viaggiavano, chi aveva il danaro, perché chi non aveva danaro faceva un viaggio terribile. E guardate che ai pellegrinaggi ci andavano tutti, compresi i poveri. Parentesi, nel Medioevo non esistono i disoccupati. Esistono i poveri. Quando invece i ricchi viaggiavano sulle navi, che tipo di viaggio facevano? Cosa mangiavano? Come andavano di corpo, come si pulivano, dove nascondevano le terris, come diciamo a Bari, i soldi. Ecco, sono domande che lui si è posto per quanto riguarda questi viaggiatori della fine del 300 che dalla Toscana vanno in Palestina. Io mi sono posto le stesse domande per i viaggiatori dell'Italia meridionale nell'età, diciamo, compresa tra il XII e il XIII secolo, un po' anche il 1300. Come viaggiavano i nostri? Come viaggiavano gli uomini del mezzogiorno d'Italia? Andando avanti sulla strada degli stereotipi, Cartini ha proposto un'idea di templare a partire dai documenti, su cui magari dico qualche cosa dopo. E volevo dire che vale proprio la pena vedere, ecco, parlando di questi due saggi in particolare, saggi che parlano del pellegrinaggio dei toscani che vanno in Terra Santa, ricchi toscani che fanno un percorso privilegiato, chiaramente, che vanno a Venezia, vengono a Venezia. Ecco, si legge una cosa che ci fa pensare ad oggi al commercio dei souvenir, alla voglia di prendere il turista e tirargli via i soldi dalla tasca. Perché la stessa cosa accadeva a chi doveva andare a Venezia ad imbarcarsi. Chiaramente ci si imbarcava in maniera diversa, c'era chi sceglieva un tipo di nave, chi ne sceglieva un altro. Paradossalmente le navi da passeggeri erano più pericolose di quelle invece che trasportavano merci, e infatti questi toscani invece si imbarcano su una nave che trasporta merci e si trovano meglio. Ma la cosa bella è, come diceva il professor Licinio, è questa scoperta di un modo di viaggiare semplice come il nostro. Addirittura c'era chi ti diceva come fare, quindi quasi un tour operator a Venezia che ti spiegava cosa, ti accompagnava a fare il contratto con il comandante della nave, e c'erano addirittura dei manuali di conversazione poliglotti da altri nobili, altri nobili ancora invece che hanno come diritto il fatto di andare ad essere ospitati da qualche parte se si trovano a viaggiare. Ma il professor Licinio fa capire qual era il sistema di accoglienza, fa capire anche perché questo sistema di accoglienza aveva una cattiva fama. La taverna ha un senso negativo, e ce lo ricordiamo anche nella canzone di Dalla, no? Le strofe di taverna le cantava Ninna Nanna, e le strofe di taverna indicano delle cose che non erano propriamente poetiche, ma erano delle cose un po' volgari.
E quindi la taverna è un luogo che fa subito capire un fatto negativo. L'oste addirittura viene indicato in alcune norme come persona che può essere punita. Perché, si chiede il professor Licinio, ce lo spiega in una maniera magistrale, tra l'altro facendoci entrare in contatto con la capitanata, con il barese medievale, anche con altre zone, la Sicilia, ci fa capire le differenze. E questi saggi sono veramente, io non l'ho detto perché c'è il professor Licinio, perché parliamo di questo libro, ma perché in effetti conciliano con la lettura e conciliano con la storia, che è una cosa importante, che abbiamo appena tentato di far capire che la storia non esiste, però almeno la storia è meglio, e però piace leggerla, soprattutto quando fatta in questi termini. La parte ancora forse diciamo più accattivante, perché presentata in maniera così informale, ma che ci avvicina ancora di più alla terra che oggi abitiamo è quella dell'intervista al maestro Massaro, nella quale tra l'altro all'inizio parte già con una battuta dissacrante sui baresi il professor Licinio, e dice che questo maestro Massaro è parco di parole, come soltanto i baresi quando sono morti possono essere, e quindi ci fa già capire che bel senso di autocritica c'è sull'essere baresi. Ma è la cosa bella è l'utilizzo di una intervista che fa vedere anche i lati umani di questo personaggio, che emerge in fondo soltanto da pergamene, dalle scritte che si possono raccogliere su pergamene, da tanti piccoli particolari, dalla citazione di lui che è presente a determinati atti formali, ma il professor Licinio riesce a restituirci invece un personaggio dalla piena dimensione umana. È per questo che io dico che è bellissimo leggere questo tipo di storia, che non è una divulgazione come possiamo vedere in certe trasmissioni di oggi, sulle quali scherziamo spesso col professor Licinio, come Voyager, ma è una divulgazione fatta con estremo rigore, appunto, che parte fondamentalmente dai documenti, e da quelli ci spiega una realtà. Il bello è che ci spiega una realtà che spesso troviamo ancora oggi, un sistema economico che ha eredità ancora oggi nella gestione in alcuni aspetti dell'agricoltura, ma ci sono anche delle considerazioni sulla struttura burocratica e sulle brutture, perché questo amministratore barese deve rimediare ai guasti fatti da un amministratore foggiano che ha gestito un po' cercando di mettersi dei soldi in tasca, e poi è riuscito a ottenere anche per questo una promozione. È andato, quindi promoveatur, utta moveatur, speriamo che sia stato per quello e non perché raccomandato, non so se è riuscito a mettere i soldi in tasca. E quindi questo povero amministratore barese deve rimediare anche ai guasti altrui in 2 anni, oltre a fare un compito che era. Allora, quanto è vero questo fatto che dice Sergi, che il Medioevo è ancora oggi? Quanto tutte queste cose che si esaminano hanno prodotto effetti nella vita quotidiana di oggi, nella politica, nella gestione del territorio, dell'agricoltura, nei viaggi? C'è un punto del mio saggio su Agralisto Mastro Massaro, al quale conviene che io mi rifaccia per rispondere, e anche appunto per darvi un'idea di come il libro è scritto.
questo agraristo sta parlando a me. Lui, quando io l'ho scoperto, e l'ho scoperto proprio, credo, nella biblioteca provinciale di Foggia, perché mi imbattei nella masseria reggia di Orta Nova, no? Poi da lì risalì sino al Mastro Massaro. Poi trovai a Bari altri documenti, carte, cioè pergamene. E quando io l'ho scoperto, lui aveva 750 anni più di me. L'intervista non è stata facile, perché ogni volta che lui sudava, si detergeva il sudore e gli cadevano pezzi di pergamena dal cranio. Perché chi ha a che fare con le pergamene sa come dopo tanti secoli si presentano. Bene, parlando con Agraristo riporta un episodio della politica agraria di Federico II che io altre volte ho riportato, e cioè nel 1239, quindi prima di cominciare a costruire il Castel del Monte, l'anno in cui inizia la crisi di Federico II in realtà, no? In quell'anno lì Federico ha già emanato una legge, una costituzione su come si organizzano e si governano le masserie regge. Badate che chi ha inventato le masserie regge è Federico II. La prima masseria citata nei documenti come massaria, cioè nel senso che diciamo noi oggi, è del 1200 nell'agro di Barletta Canne, ma il primo che ha organizzato un sistema di quelle masserie è stato Federico II. Ma lo ha fatto, e di questo in genere gli esaltatori del mito di Federico II nulla dicono, perché a loro interessano altre cose. Invece uno degli elementi di grandezza storica dello Svevo è stato proprio nella capacità di innovare. In queste masserie Federico introdusse, o meglio, cercò di introdurre la rotazione triennale, prendendola dalle tenute dei cistercensi dell'Europa centrale. Tentò, fallì. Tentò di cambiare anche, di diversificare la produzione di queste masserie, per esempio, dato che da sempre nelle campagne pugliesi c'è stata la cerealicoltura alternata tutta più all'orzo, Federico introdusse invece una norma, questa costituzione sulle masserie, in cui diceva che nelle masserie bisogna coltivare tutto. E per favorire queste colture, e bisognava allevare anche tutti gli animali da allevamento, tranne i cavalli che spettavano soltanto al potere regio. Per favorire queste diversificazioni culturali, assegna gratis i semi di avena a tutti i massari pugliesi, i curatori come si chiamavano, e gli dice: quest'anno invece di seminare orzo, seminate avena. 1239, qualche mese dopo, Federico scrive un mandato, un ordine, in cui dice ai mastri massari: perché nessuno ha seminato l'avena? Perché tutti sono tornati all'orzo, magari andando pure a comprarlo l'orzo da seminare, invece di seminare gratis l'avena?
E la risposta che ha è questa: i curatori si sono rifiutati. Oh, come si chiama oggi questo? Quando personaggi sparsi nelle campagne, senza un sindacato, si mettono d'accordo tutti e incrociano le braccia. Non si può dire che sia, che fosse uno sciopero. C'è una reazione, invece, che è di natura sociale. Allora, questo Mastro Massaro di cui stiamo parlando, agraristo di Bari, racconta a me questo fatto. A un certo punto, dal momento che lui è Mastro Massaro nell'età successiva a quella di Federico II e di Manfredi, cioè lui è Mastro Massaro alle dipendenze del re francese Carlo I d'Angiò, e voi sapete che una delle cose che realmente, lo sapete anche diciamo guardando l'assenza di certi monumenti, sapete che durante la prima età angioina c'è stata una damnatio memoriae di Federico, non veniva mai nominato, tutt'al più si diceva l'omberatore nel volgare dell'epoca. Bene, allora adesso agraristo mi vuole raccontare un fatto che riguarda la politica di Federico II mi deve citare però chi è, mi deve dire, deve pronunciare il nome di Federico II. Allora, che succede? Lui sta dicendo: lascia che ti dica una cosa. Si interruppe, scrutò oltre le mie spalle, girò il capo a destra e a sinistra e volle anche guardare nella borsa che avevo con me. Sicuro, riprese cauto, che posso parlare liberamente? Le precauzioni non sono mai troppe. Questi provenzali napoletani hanno spie dappertutto. Cercai io di tranquillizzarlo parlandogli di Stato democratico, e perché io l'ho intervistato nella nostra età, non nella sua. Stato democratico, liberalismo, buon governo. Non siamo più nel Medioevo, conclusi. E lui in risposta scoppiò in una irrefrenabile risata, così squassante che in bocca gli fecero un girotondo alla Nanni Moretti i 7 denti residui, ma erano solo 3 per la questura. Medioevo. Ma di quale Medioevo stai parlando? Del mio o del vostro? E poi dice una, aggiunge, ma va là. Lasciamo perdere, via dicendo. Per tornare al discorso sui pellegrinaggi e sulla taverna, lo avrebbe detto lui se fosse stato qui, Cardini, nel suo terzo saggio, lì dove parla di questo, dei pellegrini della fine del Trecento, lui mette in luce proprio gli elementi della scoperta, della curiosità, che viene poi registrata nei diari di questi viaggiatori. E c'è una cosa che voglio riferire, perché sicuramente vi rimarrà questa cosa. Il diario di uno di questi toscani, arrivato ad Alessandria, nella terra dove pullulano le nipoti di Mubarak, ma questo non è scritto, giunto, no, per non confonderla con l'altra Alessandria, ho detto questo. Giunti in Alessandria, l'estensore del diario riporta: ci abbiamo trovato ad Alessandria molta bella frutta, tra cui, leggo, un frutto il quale dicono molte genti essere di quello frutto
di che peccò il nostro primo padre Adamo, il quale frutto si chiama muse. E sono, sto continuando a leggere così come il toscano ha scritto, e sono di colore come i nostri cetrioli. È vero che sono più lunghi e alcuna cosa più sottili, e sono delicati a mangiare, e sono molto teneri, e il suo sapore è strano, per modo che chi sa usa a mangiare del detto pomo gli gusta tanto che ogni cosa ne lascerebbe. E fin qui, vabbè, sta dicendo. Però la curiosità dove sta per chi legge il diario? Nel fatto che lui mette questo frutto che scopre lì in relazione con il frutto proibito di Adamo ed Eva. Aggiunge, in questo frutto si vede uno grandissimo miracolo, che quando tu il parti, lo dividi, lo tagli, in qualunque modo, o vogli per lo lungo, o vogli per sottraverso, per qualunque modo l'uomo il tagli, scolpitamente vi si vede dentro il crocifisso. E di questo noi compagni ne facemmo assai volte la prova. E per molte genti sono chiamati questi pomi di paradiso. E questo deve essere il loro diritto nome. Sapete qual è il frutto che stanno descrivendo? La banana. Fate la prova. Tagliatela. Dentro, se uno vuole, si può vedere anche questo miracolo. Un minuto ancora, perché vi devo portare in una taverna. Una taverna del mezzogiorno di età duecentesca, però il documento, la cronaca da cui ho preso l'episodio, che data l'episodio del 1200, in realtà è una cronaca sospetta di falso. I giornali di Matteo Spinelli da giovinazzo, è un pugliese che scrive, ma sospetta di falso non perché abbia scritto cose sbagliate o inventate, è falsa la copia che ci è pervenuta, perché è scritta in volgare del 3-400. Abbiamo perso l'originale, che era scritto in latino. Dunque, gli episodi che Matteo racconta in questa versione in volgare dei fatti del 200, Matteo Spinelli è un testimone del corteo funebre di Federico II. Corteo che da Fiorentino porta la salma a Taranto lungo la via Traiana, e poi da Taranto a Palermo. E il corteo passa, transitando sulla via Appia Traiana, da Bisonzo, e lì a Bisonzo, con altri giovinazzesi, c'è anche il nostro autore di questa cronaca. Bene, sta descrivendo questo episodio. Ve lo leggo. Ci sono due o tre persone che giungono in una taverna campana del Beneventano, che si chiama Taverna di Morcone in Val Beneventano. Com'è questa taverna? Una stalla, qualche stanza per la notte e una mensa comune. Dunque vi giungono il materano Donatello De Stasio,
il suo padrone Ruggero di San Severino, che all'epoca ha 9 anni, e viaggia in incognito per salvarsi la vita. C'è una rivolta contro il San Severino. Vi giungono dunque il servo che lo accompagna e lo difende, lui, Ruggero, e l'arciprete di Benevento. È sera e i viaggiatori mangiano tutti insieme. A Benevento c'è il fulcro della congiura contro il San Severino, quindi l'arciprete, durante la cena, prima di ritirarsi nelle rispettive camere, tra l'arciprete e Donatello, il servo, si intreccia un fitto dialogo. L'arciprete è insospettito dai modi nobili del ragazzo, che, scrive il cronista, mangiava alla tavola degli famelici, cioè dei servi, e pareva che la schifasse, et mangiava assai delicato, come facevano i nobili. Perciò domanda l'arciprete a Donatello chi sia Chillo figliuolo, et Donatello le rispose che era figlio, et l'arciprete le rispose non te assomiglia niente, et isso Donatello replicava forse mogliere ma me ave gabbato. Vedete, è un episodio che sembra quasi anticipare la novellistica del 3-400. Quante scoperte di questo tipo facciamo in un medioevo storico ma reso umano, quotidiano, in un medioevo in cui il naso del templare non è una cosa detta a casaccio, perché i nasi nella letteratura e nella storia hanno dei precedenti insigni. Il naso di Cyrano, il naso di Gogol, il naso di Pinocchio. E ne potete tirare fuori tanti altri. Quindi c'era anche questo quando abbiamo pensato al titolo. Vi sembra che questo è il medioevo dei papi, dei re, delle regine, delle battaglie? Non lo è. E non lo è nemmeno quando si parla, quando Cardini parla del Templare. Beh, è la presentazione chiaramente di un testo così affascinante, non può che essere affascinante, quindi potrebbe durare all'infinito, però io penso che sia bello terminarla prendendo l'aspetto ludico forse dell'ultimo saggio del professor Licinio, anche se, come vi dicevo, non è un saggio da prendere soltanto come raccolta di aforismi risibili. In realtà è, come ha detto lo stesso professor Licinio, una espressione del senso non senso in qualche modo della storia. Però io qualcuno ve lo volevo leggere prima di terminare, giusto per farvi capire che ci sono delle cose veramente straordinarie. E allora partiamo con quello lì che ha dato il nome al libro, e si sente dire appunto: la storia è fatta anche da particolari a prima vista insignificanti. Per esempio, come dice Pascal, anche dal naso di un templare. Questa è la frase di un alunno, no? di uno studente che mette insieme più cose, più parte da Pascal per arrivare ai templari, forse perché c'è questo templarismo imperante. Abbiamo scoperto recentemente anche un nuovo ordine templare che si spaccia amico di Federico II, quando in realtà poi i templari non erano certamente ben visti da Federico II. Allora, per dirvi, i bollandisti sono i cristiani che usano le bolle.
Non è proprio così, per la verità, cose fantastiche. E quell'altro anche bello che dà il nome al paragrafo è: lo stereotipo del Medioevo come età buia è un ossimoro anacoluto. Non siamo riusciti a capire che cosa volesse dire, perché un ossimoro anacoluto non esiste. Però il Medioevo è questo. I notai medievali avevano a disposizione le pergamene nei loro negozi giuridici, con questo fantasticamente interpretando il concetto di negozio giuridico. Allora, voi come reagite se uno vi dice il Medioevo è parte integrante della storia? Ma e allora? I maggiori cronisti medievali furono quelli che scrissero le cronache. Nella guerra di Troia si salvò solo una donna, Enea. Visto che c'è Franco di Troia, no? A Troia è conservato l'Exultes dell'undicesimo secolo, che è un rotolo importantissimo, un documento eccezionale, no? E all'esame di paleografia, questo non l'ho raccolto io, povero indimenticabile professor magistrale, poi nella domanda sulla cultura scrittoria, e lo studente risponde alla fine: non dobbiamo tralasciare il ruolo culturale svolto dai rotoli di Exculez. Le pergamene. La pergamena cresce sugli alberi, vabbè, questo è un classico. La pergamena si otteneva scuoiando vivi gli animali. Ma qui stiamo ancora sul metodo. Che dire? Nella terza metà dell'ottavo secolo. In Pannonia, prima dei Longobardi, c'era il popolo dei Papponi. Maometto, con la sua religione monoteista, riuscì a unificare le carovane arabe. Maometto prescrive ai musulmani la preghiera individuale e quella collettiva. Durante quella individuale i fedeli si sollevavano da terra con un tappeto. L'influenza del cinema sulla idea di Medioevo che ha la cultura di massa è enorme e quasi sempre deleteria. I templari del cinema sono una invenzione del romanticismo, anzi della fine dell'Ottocento, da parte di organizzazioni della destra, che poi sfocia in due organizzazioni che nascono esattamente negli anni in cui Hitler prende il potere. Ve lo ricordate quello stragista, credo, norvegese? Sì. Come si chiamava? Reivik. E la sua foto è apparsa sui giornali, vestito da chi? Da templare. Cioè c'è una cultura di destra che il cinema ingenuamente rappresenta, ma che, credetemi, non ha alcun rapporto con la storia vera dei templari, che non c'entrano nulla con la cultura di destra, né tantomeno con la cultura di sinistra. Ora, vabbè,
gli arabi introdussero in Sicilia nuove colture, tra cui gli agruminacei. Ah, Federico II aveva... Federico II aveva molte mogli, ma non le sposò tutte. Gli ungari in Europa furono gli ultimi invasori seri. All'alba, sì, questa è bellissima. All'alba dell'anno 1000 tutta la popolazione era spaventata per le possibili ripercussioni della fine del mondo. Perché ripercussioni? Ah, questa vuoi dire? Le città nel Medioevo si circondavano di mura per proteggere gli abitanti dal vento. Ma sentite, si potrebbe continuare. La chiesa nel Medioevo era una istituzione per lo più ecclesiastica. I 12 maggiori padri della chiesa, sia di quella latina che di quella greca, furono in totale 10. E quella bellissima su Isidoro. Isidoro di Siviglia nacque in Francia. I cistercensi si insediarono in molte bonifiche. Dopo la morte di San Francesco, tutti i francescani si divisero in due. Voi capite, questo non è un errore, è un modo di parlare che spesso è motivato o dalla fretta, dalla voglia di far capire, io ho studiato assai, ma questo tipo di analisi del linguaggio l'ha fatta proprio Umberto Eco, e io cito e spiego anche le figure retoriche che stanno dietro questi mostri. C'è quel... Voi sapete chi furono gli albigesi? Furono un movimento che la Chiesa ha condannato come ereticale agli inizi del 1200. Il Papa Innocenzo III, il tutore di Federico II, li ha organizzato contro una crociata che portò stragi talmente profonde che non ne rimasero di albigesi che si trovavano in Provenza. Questa è la famosa civiltà provenzale, che a un certo punto, si legge sui manuali di italiano, scomparve. E dov'è che andarono a finire? Furono uccisi. E quei pochi che scamparono andarono, alcuni in Toscana, alcuni in Sicilia, e lì nacque la scuola poetica siciliana, in Toscana il dolce stil nuovo. Insomma, sono cose collegate. Allora, dal momento che sono cose collegate, fatta la domanda, parlami dei catari, lo studente, ne ho segnati due di mostra, uno dà questa risposta: i catari, cioè gli albigesi, non solo predicavano teoricamente il suicidio, ma lo praticavano in massa. Per impedire ciò, Innocenzo III organizzò contro di loro una crociata, sterminandoli quasi completamente. Un altro invece risponde in un altro anno: i catari predicavano la povertà, si astenevano dal cibo e dai sacramenti e si suicidavano l'un l'altro. Vabbè, e poi ce ne stanno tante, ma una soltanto, che è quella che vorrei dire in chiusura, per dirvi che quando un giornalista
della Gazzetta, molto bravo devo dire, molto colto, recensì il libro, leggendo l'ultimo capitolo scrisse: ma l'immagine che danno questi mostra della cultura storica è un'immagine completamente deludente e negativa. Io gli scrissi, e anche voi stasera me lo dimostrate, che non è così, perché se io leggo i mostra, dovunque io li abbia letti, alcuni, tutti hanno riso, ma badate che si può ridere soltanto se si conosce la risposta esatta, altrimenti non si ride. Quindi andiamoci piano con le visioni catastrofiche. Un monstrum in particolare io porto nel cuore, perché ero da poco diventato assistente a Bari, quindi accompagnavo negli esami Giosuè Musca. Musca era un tipo molto incazzoso, e allora all'esame si portava una marea di libri, lo si superava con grande sforzo, ma ogni tanto ti capitava che venivano a fare l'esame studenti di una grande simpatia umana, studenti che magari avevano seguito le lezioni, erano intervenuti sempre con questa aria bohemienne che avevano almeno negli anni 70 tanti studenti. Poi a Marco dirò chi è questo tipo, perché lo conosce senz'altro. Allora venne a fare l'esame questo ragazzo un po' avanti nell'età, che tra le altre cose noi conoscevamo sia per il suo impegno sociale e politico, sia perché non aveva il coraggio di dichiarare la sua incipiente calvizie, e quindi portava un riporto alla Schifani di qualche anno fa. E tuttavia questo non gli impediva di giocare a pallone in una maniera divina. Era bravissimo. Lo chiamavano in tutte le sfide scapoli ammogliati. Era molto bravo, noi lo sapevamo. Ora lui viene a fare l'esame. Era un tipo di statura un po' inferiore alla media, abbastanza secco, cioè è tipico di un giocatore che gioca all'ala. Viene a fare l'esame e Musca gli fa domande normali, alle quali lui non risponde nel modo più assoluto, cercando all'inizio di arrampicarsi un po' sugli specchi, ma via via che l'esame procede, lui si rende conto che sta facendo una figuraccia. E lì scatta l'istinto di sopravvivenza. Per cui lui disse: professore, fatemi solo un'altra domanda e basta. E Musca disse: va bene, ti faccio una domanda, non te la faccio di perché mi stai simpatico, cioè perché io credo che tu abbia delle qualità. Però mettiamoci d'accordo, se tu rispondi a questa domanda l'esame lo continuiamo, altrimenti te ne vai. E che domanda andò a pensare Musca? Una domanda facilissima: parlami di Carlo Magno. Chiunque avrebbe fatto i salti mortali. Che Carlo Magno è una di quelle figure su cui tu puoi dire anche cose che non c'entrano niente. Ti mette a parlare dei cavalieri, no? Ti mette a parlare dell'anticipazione della cavalleria di Re Artù, quando invece Re Artù è vissuto secoli prima. Puoi parlare del feudalesimo di tipo franco, puoi dire la simbiosi di culture franco-germaniche, puoi parlare della sede principale di Carlo Magno, Aquisgrana, puoi dire che ad Aquisgrana nella cattedrale c'è una cappella ottagonale,
è che in quella cappella c'è Federico Barbarossa e la cappella è ottagonale e il candelabro è ottagonale e chi lo guarda dal basso in alto vede Castel del Monte. Questo per dire che l'ottagono è tipico degli svevi, è legato agli svevi. Quindi tu a una domanda di questo genere hai materiale da macinare. E invece lui a questa domanda, vi dico come lo vidi io, lui che fino a quel momento comunque aveva avuto, come si dice per un giocatore, aveva fatto movimento, in quel momento lì si rende conto che è la fine. E quindi io lo vedo come un cartone animato che da colore passa in bianco e nero. Gli occhi gli si spengono. Lui fa così, tipo risultati elettorali, così, sconfitto. E sta per dire, vabbè, mi alzo e me ne vado. Quando la genialità gli viene appunto il colpo del genio. E io me ne accorgo perché lui, questo cartone animato in bianco e nero, riprende colore, gli tornano tutti i colori, apre gli occhi, fa così con le spalle, cioè si mette così sulla scrivania e fa, professor, posso rispondere? Carlo Magno era basso ma intelligente. Carlo Magno era uno stangone, ma il problema, il monstrum, dove sta il monstrum? Nel rapporto tra il fatto di essere basso, come lui, cioè, intelligente, che lui stabiliva quella volta per la prima volta sul momento e fu un'invenzione tale per cui Mosca gli continuò comunque l'esame. Una parola sola in conclusione, il professor Licinio è anche l'animatore, l'ideatore di un sito internet sul quale si trovano, oltre a tante notizie sul Medioevo, anche una sezione speciale proprio sul cinema dedicato al Medioevo e ci sono tante cose gustose da imparare, l'analisi appunto della rappresentazione del Medioevo che si fa nel mondo cinematografico, gli errori che di solito si fanno nonostante alle volte si chiamino proprio dei consulenti di altissimo livello, però poi si tradisce completamente, questo è capitato con il nome della rosa. www.mondimedievali.net, giusto? Sì, c'è un portale storiamedievale.net. Da lì puoi entrare nel sito sul cinema, sui vampiri, sì, che sono personaggi medievali, sì. Dracula e Conte Tepes. E Vlad Tepes. Ed è sicuramente a breve, fra qualche giorno, troverete anche una fantastica recensione di quello proprio che abbiamo visto ieri sera sulla ricostruzione della vita di Leonardo da Vinci, che effettivamente è un mostrum proprio tutto, dal primo all'ultimo minuto, è andato in onda sulla piattaforma Sky, ma faceva veramente ribrezzo. Io devo fare una comunicazione di servizio da parte degli editori che mi hanno affidato alcune copie, essendo oggi la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore, io rinuncio ai diritti d'autore, loro rinunciano al 33% del prezzo di copertina del volume che sta all'ingresso, quindi se lo acquistate invece che 15 euro lo pagate 10 euro soltanto. È un monstrum pure questo, ma lo devo dire. Bene, grazie al professor Licinio, grazie a Loris Skanderbeg, è stata veramente una serata interessante. Noi vogliamo omaggiare il professor Licinio con un nostro lavoro fatto da, appunto, dai nostri soci, così come anche Loris Skanderbeg, sono delle edicole che sono
sparse per tutta Foggia e sono state fatte oggetto di un nostro lavoro che abbiamo anche riprodotto in un unico libro. Invece al presidente dell'Unitre diamo i nostri lavori di due anni di lavori del nostro anno, così come anche al presidente Pagniello. Credo che il presidente Pagniello voglia distribuire anche... Sì, per testimoniare questa serata splendida di cultura e di storia soprattutto, desidero consegnare il nostro Gagliardetto, che fra parentesi è in edizione speciale perché quest'anno compie 20 anni il nostro club, al presidente, al nostro moderatore che è stato bravissimo. Grazie mille a tutti quanti, alla prossima.